Un cordiale saluto e ben ritrovati, gentili telespettatori, per questa edizione del telegiornale del Veneto orientale. In prima pagina un enorme incendio scoppiato a Conegliano, dove c'è stato un rogo alla Garbellotto Botti. Le fiamme distruggono 4.000 metri quadrati di magazzini. Vediamo il servizio. Le fiamme si alzano alle 2 di notte, ad essere divorata dal fuoco è la Gaberlotto Botti di Conegliano. La ditta di Viale Italia è stata devastata dall'incendio, sono 3.000 i metri quadri di capannoni tramutati in cenere, è reso ancora più pericoloso dalla difficoltà di approvvigionamento dell'acqua per i pompieri. Le cause del rogo sono al vaglio dei tecnici e dei vigili del fuoco presenti sul posto con il nucleo investigativo antincendio territoriale. Sul posto 20 mezzi, 50 vigili del fuoco giunti da Treviso, Pordenone, Mestre e Rovigo. È andata a fuoco una parte di capannone staccata dalla produzione che conteneva solo materiale di risulta, parte del legno destinato alla commercializzazione e non alla produzione delle botti. L'area di produzione delle botti, gli impianti e tutto il deposito a stagionatura naturale ha reso noto l'azienda, non sono stati intaccati dalle fiamme. Gli uffici Botti e Legnami non hanno subito blocchi e gli 80 bottai ritorneranno presto a lavorare nello stabilimento. Alle 8 l'incendio era stato circoscritto. In atto poi gli spegnimenti proprio degli ultimi focolai, la messa in sicurezza del capannone. Le operazioni hanno impegnato le squadre sul posto per gran parte della giornata. L'azienda poi ha espresso un ringraziamento proprio ai vigili del fuoco e a tutte le forze dell'ordine che dalla notte sono rimaste impegnate nell'area. E un altro incendio si è verificato ad Eraclea poco dopo le 20:30 di ieri. I vigili del fuoco sono intervenuti per un incendio in un canneto nella golena del canale Brian a Stretti di Eraclea. I pompieri di San Donà, accorsi con due automezzi, hanno in breve tempo spento circa 1.000 metri quadrati di sterpaglie e qualche piccolo albero, evitando che le fiamme si estendessero ulteriormente. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza del canneto sono terminate dopo circa un'ora. E adesso andiamo a San Donà di Piave, la struttura messa a disposizione per l'incontro, per lo svolgimento anche delle attività delle associazioni, è stata messa in sicurezza riguardo la sorveglianza. Vediamo. A dare l'esempio è l'azienda di sistemi di sicurezza Lava, che già ha installato un antifurto alla casa delle associazioni di Via Svezia. Si tratta del primo piano di patto di collaborazione tra cittadini e amministrazione per la cura e la gestione dei beni comuni. Il Comune nel 2016 ha adottato un apposito regolamento per disciplinare questo tipo di integrazione, su proposta del consigliere Zeudo Polarti del PD. La prima operazione serve a tutelare una struttura che più volte è stata presa di mira dai ladri. L'edificio di Via Svezia è utilizzato come sede e per la promozione dell'attività di 17 gruppi di volontariato culturali e sportivi: l'ACAT Basso Piave, l'AIDSAM, ANDOS Veneto Orientale, VIP Venezia, Progetto Chernobyl, Diabetici Basso Piave, Associazione Nazionale Bersaglieri, Circolo Segattini, Comitato delle Associazioni Combattentistiche ed Arma, il Gruppo Micologico, Magica Bike, Circolo Filatelico, FIDAPA, Libera Caccia, Condividendo, Vivi la Bici, Comitato Civico di Fiorentina. La collaborazione per i beni comuni sarà il tema dell'incontro che è previsto per questo giovedì alle 17:30 al Centro Culturale Da Vinci, introdotto dal sindaco Andrea Cereser e dalla presidente della Commissione Statuto e Regolamenti del Consiglio, Silvia Lasfanti. L'obiettivo è favorire la partecipazione di cittadini associati anche in modo informale, ha spiegato Lasfanti. Può trattarsi, ad esempio, dei residenti di una strada o di un quartiere che si prendono cura di uno spazio verde della zona, ha poi concluso. Giovedì 6 aprile un gruppo di studenti dell'Istituto Professionale d'Alessi di Portogruaro, coordinati dal professore Natale Cigagna, sarà impegnato in quella che è ormai diventata una tradizione primaverile, la pulizia della spiaggia di Brusa Caorle da tutti i tipi di rifiuti per riconsegnarla ai turisti, giornalieri o domenicali con tutta la sua integrità e bellezza naturale. L'iniziativa, giunta ormai al decimo anno, rappresenta sempre un'esperienza educativa importante per gli studenti. I ragazzi, muniti di guanti, stivali, attrezzature e tanto entusiasmo, saranno impegnati per tutta la mattinata a recuperare i rifiuti abbandonati sulla rana della Brussa da persone poco educate e rispettose dell'ambiente. Si tratta di una delle attività previste dal progetto di educazione ambientale attivo da diversi anni nell'Istituto
istituto che ha come obiettivo prevalente quello di trasmettere agli studenti buone pratiche e stili di vita sostenibili che si traducono in comportamenti virtuosi nella separazione e conferimento dei rifiuti, nella riduzione dei rifiuti attraverso anche la spesa intelligente, l'uso parsimonioso di acqua ed energia elettrica, le risorse energetiche non rinnovabili indispensabili per la vita dell'uomo. ASVO ha accolto con favore la richiesta di collaborazione e fornirà il necessario supporto logistico per l'asporto dei rifiuti raccolti, mettendo a disposizione personale e mezzi aziendali adeguati. Ancora una sinergia positiva e vincente, ha detto Luca Michelutto, presidente di ASVO SPA, tra la nostra azienda e un istituto scolastico superiore del nostro bacino di competenza per diffondere insieme anche tra gli studenti una mentalità ambientalista e mantenere integro, pulito e vivibile il nostro ambiente. E adesso ci spostiamo alla Salute di Livenza, al via la nuova stagione dell'associazione sportiva Bici e Prosecco. Il nostro Aldo Curtarelli ha intervistato il presidente dell'associazione Pier Giorgio Lucchetta. Lucchetta, Pier Giorgio, qui alla Salute di Livenza. Lei è presidente di un'associazione sportiva ciclistica Bici e Prosecco. Ecco, proprio un binomio molto azzeccato. Esatto, sì. Ecco, senta presidente, voi siete una società amatoriale, può spiegare che tipo di sport fate, che tipo di manifestazioni fate? Ma noi facciamo delle uscite così tra amici, non facciamo più a livello agonistico, perché ormai anche per noi l'età, un po' per tutti quanti, la facciamo più per divertimento, per stare in compagnia, divertirci e passare delle domeniche o dei sabati un po' diversi del solito. Praticamente oggi voi inaugurate la stagione? Sì, oggi facciamo l'apertura della stagione con la foto, con un giro a Caorle dove abbiamo degli sponsor, che facciamo un giro tutti insieme per passare anche a Caorle a trovare gli sponsor e farci un po' di pubblicità giustamente per... Ecco, quanti ragazzi siete? Allora, noi siamo partiti 3 anni fa con 8 amici, per scherzo, e adesso siamo in 55. Ecco, durante l'estate avete qualche manifestazione importante che merita essere così citata? Ma in particolare non è che abbiamo delle manifestazioni importanti da fare, perciò abbiamo organizzato delle uscite a Cortina, sul Poggio, facciamo giri nelle colline del Prosecco, giusto per mantenere anche alto il nostro nome. Non facciamo agonismo, ripeto, solo per divertimento e star bene in compagnia. Un gruppo di amici, mangiare e bere e andare a spasso. Mangiare e bere e andare a spasso. Questo è lo spirito della squadra che abbiamo costruito. Andiamo adesso a Bibbione. Si appresta a diventare la pista ciclabile in riva al mare più lunga d'Europa. A Bibbione sono addirittura d'arrivo i lavori per il completamento della fettuccia ciclabile che collega le estremità est ed ovest. Si tratta di un vero fiore all'occhiello, spiega entusiasta il sindaco Pasqualino Codognotto. Con questi ulteriori 1300 metri uniamo le località di Lido del Sole con la Pineta. Di fatto ora la pista diventa lunga 9 chilometri. Abbiamo voluto lasciare l'ambiente come lo abbiamo trovato, con tanto di dune che possono continuare ad avanzare, ma abbiamo pensato anche ai sottoservizi con una nuova linea per l'acquedotto che andrà a rinforzare la zona di Pineta, nonché i cavidotti per la posa della fibra ottica. Anche l'irrigazione delle piante di ultima generazione per Bibbione sarà un'eccellenza. Con l'arrivo della bella stagione la ciclabile sarà unita a Caorle e a Lignano con 2 passi barca che la renderanno una struttura record lunga circa 30 chilometri e lungo tutta la spiaggia. Proprio in previsione dell'affluenza di alcuni chioschi e di alcune strutture, tra cui alcuni chioschi, hanno deciso di aumentare le assunzioni, e anche questo è un bel segnale. Appuntamento ora per il 29 aprile, giorno di inaugurazione
stazione rigorosamente su due ruote. Adesso andiamo a Jesolo, si è parlato di innovazione e promozione e soprattutto come imparare ad innovare. Era lì per noi Cristiano Pellizzaro, vediamo il servizio. Il tuo talento, la tua esperienza, la tua storia, i mezzi per aumentare il tuo business nel settore turistico. È il tema della serata informativa organizzata da Bildoppia e Jesolmare in collaborazione con Associazione Jesolana Albergatori e J-Lab, patrocinata da Confcommercio e Città di Jesolo, tenutasi all'Hotel Almar. Qui numerosi operatori del settore turistico si sono riuniti per ascoltare i consigli di Sebastiano Zanolli sulle tecniche di marketing e comunicazione. Sebastiano, come insegnare il valore della persona e quali input hai dato questa sera ai presenti in sala? Il tema era esattamente questo. Questa sera ci siamo concentrati sulla responsabilità del singolo poi di mettere in atto comportamenti virtuosi. Quindi il tentativo è stato quello di chiarire bene qual è lo scenario competitivo in cui ci dobbiamo muovere e successivamente prendere atto che c'è bisogno di uno sforzo importante, uno sforzo sia cognitivo che comportamentale importante. L'abbiamo fatto attraverso alcuni strumenti anche semplici da capire, forse un po' meno da mettere in pratica, come per esempio il personal branding o la creazione di network, però mi è sembrato di vedere delle persone stanche ma ragionevolmente contente. Punto di partenza, abbiamo sentito definire degli obiettivi chiari e precisi, da lì in poi gli altri quattro step fondamentali quali sono? Sì, il primo era appunto quello di chiarirsi bene gli obiettivi, non tanto perché sia una garanzia di raggiungimento, ma è perlomeno la possibilità di concentrare le energie, che è già tanto. Il secondo punto era relativo alla creatività e quindi la capacità di farsi contaminare dal diverso, dal nuovo. Poi l'uscita da un'area di comfort, quindi imparare a fare cose nuove e imparare cose nuove. Sarà poi il tema, come ho appena ricordato, del marketing di se stesso, la capacità di vendere le proprie idee, di vendere quello che sei. E l'ultimo è il creare reti di relazione, quindi conoscere persone e farsi conoscere dalle persone. E ci spostiamo ora a Ponte di Piave, deserta anche la seconda asta per la vendita della ex distilleria di Ponte di Piave di proprietà regionale. Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è scaduta il 1 aprile alle ore 12. Nessuna proposta è stata presentata. Il valore della struttura è stato valutato in 5,8 milioni di euro, a ribasso rispetto alla prima asta. Ora la Regione Veneto metterà in cantiere una terza asta pubblica con una riduzione del prezzo di vendita pari al 10% del valore di stima. E andiamo ora a Musile di Piave nell'ambito dei giovedì dell'educazione promossi dall'assessorato alle politiche sociali del comune di Musile di Piave in collaborazione con l'associazione Il Piccolo Principe. Giovedì 6 aprile alle 20:45 presso il centro Baby di via Carducci si svolgerà l'incontro dal titolo Come promuovere l'autostima per figli sicuri e sereni. A condurre la serata informativa con suggerimenti e proposte sarà la dottoressa Manuela Rugolotto, psicologa, pedagogista, sociologa e mediatrice familiare. Adesso andiamo a Fossalta di Porto Gruaro, c'è stata un'importante esercitazione organizzata dai gruppi di protezione civile di Gruaro, Teio Veneto e Fossalta di Porto Gruaro, con l'intervento anche del nucleo di Pramaggiore e con la partecipazione anche dei vigili del fuoco del distaccamento di Porto Gruaro. Un'occasione per tutti i volontari di conoscere ma anche insomma valutare quello che è il corretto uso dei dispositivi di protezione individuali e dei metodi anche di intervento in caso di emergenza. Vediamo il servizio. La manifestazione è stata creata perché solitamente almeno una volta all'anno i gruppi si trovano, in parte dei gruppi del distretto si trovano per diciamo rinfrescare tutto ciò che riguarda la protezione civile, almeno quello che riguarda le operazioni che si fanno solitamente nei comuni. E questa è una cosa molto importante sia per noi coordinatori, perché comunque anche noi non è
che sappiamo tutto quanto, ma anche per i volontari, perché da ogni situazione, anche se male ripetitiva, si possono scoprire alcune particolarità, alcune cose che magari sembrano scontate, ma invece è sempre bene ricordare, prima tra tutte, la sicurezza, che è sempre molto importante, visto che noi siamo volontari comunque. E è un addestramento, appunto, come detto, molto importante, perché intanto si portano dentro persone nuove, si fanno avvicinare i giovani, che è la cosa che noi vogliamo sempre fare sempre di più, anche le persone meno giovani, perché solitamente uno poi va a lavorare, fa la difficoltà, diciamo, a fare questa opera di volontariato, e quindi diciamo c'è un periodo d'età che viene saltato, quindi giovani che cominciano, diciamo, ad imparare qualcosa, e persone meno giovani che portano la loro esperienza all'interno del volontariato, come fatto magari in altre associazioni, e che appunto serve questo, diciamo, per mettere insieme e creare questo che è il gruppo di protezione civile. Abbiamo dell'attrezzatura che magari a livello di volontari siamo in pochi a saperla montare. Abbiamo iniziato con il montaggio delle tende pneumatiche, quello che ce l'abbiamo a livello di provincia e anche a livello di distretto, perciò in modo da dare una infarinatura a tutti i volontari che in qualsiasi momento siano in grado di montare una tenda. Poi siamo passati al montaggio di un pallone illuminante che ci serve in zone disagiate o degli eventi dove non abbiamo luce e ci serve per forza di cose per essere operativi avere dei punti luce, perciò abbiamo montato questi palloni fari con dei gruppi che appunto sapevano già farlo, e poi abbiamo fatto un'infarinatura generale su quello che sono le pompe, la messa giù di una saccata, una torre faro, perché sono tutti punti che alla fin fine sì è facile montare, però bisogna seguire delle determinate cose, anche un pallone illuminante che sì per sé magari pesa 15 kg, però a 9 metri di altezza con un po' di aria si sa benissimo può cadere e può comunque creare dei problemi a persone o cose, perciò bisogna avere un po' di riguardo e niente, abbiamo fatto un'esercitazione informativa in modo che tutti sappiano fare almeno qualcosa. C'erano anche il vicepresidente della giunta regionale Gianluca Forcolin e molti amministratori locali. Tra i 440 volontari che tra sabato e domenica hanno partecipato alla 2 giorni di raccolta rifiuti nel Veneto orientale. Sono stati riempiti 15 container, riporta Luciano Babbo di Federcaccia. Abbiamo trovato anche pneumatici, frigoriferi, vasche da bagno, divani. Calcoliamo di aver raccolto solo il 10% di quello che è stato visto. L'abbandono dei rifiuti ormai è una pessima abitudine che peggiora di anno in anno. Non è possibile che tonnellate di scarti vengano abbandonate lungo le strade, nei fiumi, nei canali, finendo in mare. Si devono prendere provvedimenti, bisogna coinvolgere i comuni, le scuole, le associazioni civili, ne va della salute delle prossime generazioni. E adesso andiamo a vedere un nuovo scatto dal territorio in fotoreporter a cura di Vinicio Scortegagna. Gentili telespettatori, termina qui il telegiornale del Veneto orientale. Adesso faremo un breve pausa per farvi conoscere quelle che sono le previsioni del tempo e dopo torneremo con le altre notizie dal nord-est. Vi ringrazio per la vostra attenzione e non cambiate canale.